perché oggi noi parliamo di sicurezza sul lavoro. Secondo i dati INAIL non c'è un aumento delle malattie professionali, per le quali però l'iter per il riconoscimento è diventato in questi ultimi anni un po' più complesso. Ci spiega tutto Maria Rosaria Lamorgia. Allora, lei deve fare la domanda di aggravamento. Ok, che patologia c'ha? Una discopatia. Avvenuta nel 2006, mi ha detto? Sì. Ok, riconosciuta quindi dall'INAIL. Sì. Perfetto, con che grado è stato riconosciuto? 4. Il 4. Negli ultimi anni le malattie professionali sono in crescita, spesso il loro riconoscimento con il conseguente risarcimento non è facile e per questo non risultano dai dati, spiega Gino Pantalone della UIL. Se da una parte c'è il problema degli infortuni che sono in caduta, è vero, c'è dall'altra parte una condizione di aumento delle patologie osteoarticolari, muscolo-tendine, le cosiddette patologie da sovraccarico biomeccanico, che sono anche il risultato di ampi periodi lavorati in malo modo, tra virgolette, adoperando un termine molto pratico. In caso di infortunio o di malore, la prima cosa da fare, dicono al sindacato, è andare subito al pronto soccorso. È opportuno che ci si rechi prontamente al pronto soccorso, che d'ufficio apre e mette in moto la competenza del riconoscimento, che è importante ai fini anche di quel che poi dovrà essere successivamente le prognosi, che dovranno essere successivamente valutate e consacrate dall'INAIL, utilizzabili sia l'aspetto economico, che devono essere erogate le indennità di temporanea, la fase economica che supplisce il trattamento economico del datore, per arrivare, ahimè, se ci sono problematiche di danno permanente, a una valutazione nella sede di competenza INAIL e non da danno comune. Col passare del tempo possono aggiungersi altre patologie legate alla prima, come è accaduto al lavoratore che si è rivolto al sindacato. In questo caso il riconoscimento dell'INAIL può essere più complicato. Mentre se da una parte la giurisprudenza orienta e riconosce e fa propria questa condizione quasi di fatto delle ulteriori, la cosiddetta concezione anche della multifattorialità, d'ufficio l'INAIL va nel sistema tabellare rigido e rivede nella singola tabella infortunistica, nella fattispecie il problema vertebrale, a che livello si trova oggi, non guardando altro. Indubbiamente riteniamo da doversi, se vogliamo, rivedere in un altro tipo di confronto con le nostre aree mediche in particolare, perché dobbiamo cercare di evitare i contenziosi. Ricorrere alle vie giudiziali non paga nessuno.